un evento che non si ripeterà, almeno alla nostra età non vedremo un altro precedente. Due o tre li abbiamo visti, speriamo di vedere il sesto, questo quinto, speriamo il sesto. Che significato ha il 25 aprile per lei? La liberazione della nostra Italia, una cosa meravigliosa, stupenda, dopo una guerra che noi abbiamo vissuto, tra parentesi, e abbiamo visto la fame, abbiamo sofferto. Per noi è un'altra Italia, diciamo, dopo la guerra del 40-45. Io l'ho sempre vissuta molto bene questa giornata, perché sono figlia di un partigiano, quindi per me il 25 aprile è una grande ricorrenza. Il presidente qui oggi? Beh, un grande evento, certamente, un grande evento. Aggiunge, vabbè, una nota positiva, indubbiamente. Noi che eravamo famiglie numerose, eravamo 11, abbiamo sofferto proprio la guerra e la fame, perciò... La liberazione è stato un momento... Lei l'ha vissuto, signora? Certamente. Si commuove ancora, ricordo. Sì, perché noi abbiamo proprio sofferto. Quali sono i ricordi più brutti di quei tempi? Ma la povertà, poi sempre la paura dei bombardamenti, hanno bruciato tante di quelle case nel nostro paese, Fobello. Tante di quelle case hanno bruciato e terrorizzati eravamo. Adesso un altro mondo. Ormai siamo ricchi. È una giornata importante, il 5 aprile è sempre stata una giornata importante. Poi oggi qui in Valsesia col Presidente della Repubblica è il coronamento di una giornata importante, Varallo, medaglia d'oro della Resistenza. Noi eravamo qui nel 1973 quando è venuto il Presidente Leone a conferire la medaglia d'oro alla città di Varallo e alla Valsesia. Quindi per me è un ritorno anche importante per il Presidente della Repubblica, riconoscimento per la Valsesia, per la lotta partigiana che c'è stata. Qui è stata molto dura e abbiamo dei ricordi, insomma, tristi anche, perché è stato un periodo quello che i nostri padri, perché io sono figlio di uno di quei padri lì, è ancora importante. Eh beh, è una grande giornata, è da ricordare, perché qua abbiamo gli anziani che ricordano questa storia che c'è stata, questi partigiani, per cui è una giornata molto importante. Queste zone furono molto attive. Soprattutto su per le montagne, la parte di Rimella, di Fobello, molto. Noi abbiamo dei conoscenti che hanno avuto dei parenti che non ci sono più per questi eventi.